Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Oggi vi volevo dire che questo video lo dedico a un messaggio di una ragazza che ho ricevuto, che segue da un po' di tempo questo canale e diverso tempo fa ha scritto un messaggio che mi ha fatto riflettere tantissimo. Mi ha fatto riflettere perché ne ho già parlato diverse volte, diverso tempo fa, di questa cosa con voi. Però mi ha fatto riflettere lo stesso che è molto difficile, come dire, per tanti di noi a capire il senso di quello che dico io, non perché io che abbia qualche problema, né voi né io, anzi, persone intelligentissime, persone che come noi, normali, insomma, chiunque può vedere, non è che devi essere un genio per capire certe cose. Quello che intendo dire è un'altra cosa, è che bisogna sperimentare queste cose, perché tante volte ci facciamo portare via dalla nostra mente cosciente, nell'inconsapevolezza, ci porta nell'inconsapevolezza, perché ci dice, ma sì, l'hai capito, non vedi che ti dice sempre le stesse cose questa tizia, ti sta raccontando le stesse cose continuamente. Non ha capito che tu sei una persona che hai due lauree, tre lauree, che sei una persona intelligente. Non è questione di quanto sei istruito a livello intellettuale, perché la mente razionale ci dice, quando sente me che dico gli stessi concetti, magari li ripeto tutte le volte, dice ancora, ancora la stessa cosa, guarda che l'ho capita. Ma quello che dobbiamo capire noi è che più sentiamo gli stessi concetti, più la tua mente li assorbe e li porta nel subconscio, dove rimane lì. Quindi prima di andare avanti per spiegare ciò che intendo dire in questo video, qual è la ragione di questo video? Mi collego al suo messaggio che più o meno diceva così, ora non mi ricordo, non lo so parola per parola, magari sì, più o meno, insomma. Diceva, incredibile, solo ora dopo aver ascoltato il video tante, tante volte e averlo letto e sentito più volte questa teoria, ho veramente capito cosa significa. Prima l'avevo compreso solo con la ragione ed è qui che volevo portarvi, ok? A capire questo concetto, che cosa intendo dire. Allora, prima di tutto, partendo da quello che sto studiando e sto vedendo delle leggi della mente, di come funziona la mente, le regole, le leggi appunto della mente e dell'essere, effettivamente come funziona la causa di ciò che tutti ci insegnano è quella della mente conscia che si intromette, come dire, non so come spiegare, interferisce, ecco, interferisce nella, tipo una nuvola che oscura il sole, ecco, che la mente conscia o diciamo che è quella nuvola che oscura il sole, ma che tu dentro di te lo sai che il sole c'è sempre, anche se è nuvolo, dentro di te lo sai che c'è il sole. Allora, a questa analogia per farvi capire che mentre la mente subconscia è vigile 24 su 24 e va avanti per il suo corso, quando noi cerchiamo di cambiare il nostro paradigma, ciò che è nella mente subconscia, ciò che sono i nostri credi, ciò che sono le nostre idee, insomma il nostro paradigma, quando tu vuoi cambiarlo, cosa succede? La mente subconscia, come abbiamo visto, è lineare, è 24 su 24. Pensa a un grafico, ok? Questa va continuamente, ok?
se vedi una sequenza, per dire, su un monitor che ti fanno un elettrocardiogramma, per esempio, o qualcosa, avete visto che questi aghetti che fanno su e giù. Praticamente è quello che succede con la nostra mente cosciente. Quando noi cerchiamo di leggere, di imparare, quando leggiamo, quando sentiamo, quando cerchiamo o quando sentiamo qualcuno, la mente subconscia viene sempre disturbata, interferisce la mente conscia perché arrivano pensieri continui, continui, continui che fanno praticamente distoglie l'attenzione per un attimo da quello che succede. Quindi frammenta. Allora, per dirla tutta, in parole povere, la mente conscia, cosiddetta intelligente o razionale, frammenta la verità, la fa a pezzettini e poi si diverte come un bambino che da metterla insieme, ma non ha senso. Quindi distorce la realtà, distorce la verità. Ma la mente conscia, perché non capisce nulla di quello che tu sei veramente, di qual è la tua vera essenza, non capisce nemmeno, come dire, quello che sono le tue capacità, le varie informazioni che arriva dal subconscio, quindi frammenta e interpreta a modo suo. Non è un essere, un'entità, è un'attività mentale. Che cosa deve fare questa attività mentale? Farti capire che tu sei un corpo, che sei separato e che, insomma, prima o poi morirai e tutte quelle cose alla separazione. Quindi è un credo in separazione. Questa mente, questo è il suo compito. Il compito della mente conscia è di farti capire che sei separato. Ma noi, in verità, in realtà, noi siamo uniti tutti nella stessa mente, che è una, la mente del creatore, la mente universale. Quindi noi siamo uno e la stessa cosa, perché tutti noi siamo parte della stessa mente. Visto la legge della mente e la legge dell'essere, quello che intendevo dire e volevo fare, relegandomi a questo messaggio di questa ragazza, dirvi che la ripetizione costante di un concetto è molto molto importante. Però vedete, io lo dico sempre, sentilo e sentilo più volte, ma tante volte non so come dire, mi sembra anche male dire le stesse cose, perché sicuramente la stessa mente conscia come la mia sicuramente dirà, ma sì, che l'ho capita. Non è che ora pensi che tu sia più intelligente di tutti. Io l'ho capito. Il problema non è questo. Il problema è che effettivamente più tu dici, più rafforzi in te quel concetto, quel credo. Pensate che ne ho già parlato di questo insegnante, di questo multimiliardario, Bob Proctor. Che lui, come vi ho già raccontato, lui legge un libro da 60 anni. Ora non è che legge solo quel libro, però lui dice: è molto importante che ripeti gli stessi concetti perché rimangono lì fermi e mi dà ancora più fede in quello che so e quello che faccio. Anche io stessa, quando seguo uno scienziato che mi piace un video suo, magari anche io leggo o ascolto quel video anche 100-200 volte. Finché non lo faccio mio, non so come spiegare. È un'abitudine, ecco. Lo continuo a sentire e questo diventa un'abitudine. Pensate che l'audio di The Stranger Secret in the World di Earl Nightingale lo ascolto da più di un anno, tutti i giorni, tutte le mattine, mentre preparo la colazione, mentre preparo le mie cose. Sono 40 minuti che li sento continuamente e tutte le volte che ho un problema, mi sembra che quel discorso mi esce
subito nella mente e mi dice: ah, ok, lo so, adesso lo so. E rafforza in me quello che è il cambio di percezione che sta avvenendo, che sta avvenendo, che è avvenuto e che rimane permanente. Ma solo così la mia consapevolezza sta diventando sempre più forte. Ed è qui che vi volevo portare, che è qui che dobbiamo lavorare, perché quando vi dico che devi essere consapevole di un concetto, quello che intendo dire è che devi farlo tuo, ok? Tu devi essere consapevole di essere ricco perché? Perché sei ricco. Nonostante i tuoi cinque sensi del corpo ti dicono che non è vero, tu devi sapere che sei ricco perché se tutto è uno, ok? Se tutta l'energia che c'è sempre stata e sempre sarà è qui adesso, e se tu sei parte di tutto quanto, e tu sei parte dell'universo, dell'energia, quindi fai una fotografia. Se tu sei parte di ogni cosa, come dice la scienza, l'energia che è sempre stata e sempre sarà, è qui con te adesso, ogni presente, ogni scente, ok? E siccome ogni cosa, tu che pensi, che vedi nella tua immaginazione, perché esiste già come possibilità ed esiste già ora, e se l'hai vista nella tua immaginazione, vuol dire che esiste, che è già qui con te, che ora la devi far arrivare nella forma. Ora dipende da te, della tua fede e del tuo credere. È come quest'idea come un seme, come dicevamo. Ecco perché quando vi dico, quando sentite un video, sentitelo più volte, più volte, più volte, finché lo iniziate a carpire. Quindi un'altra cosa molto molto importante a proposito di questo, di quanto siete importanti, quanto è bello lavorare per farvi capire questi concetti, quanto è soddisfacente per me vedere un messaggio che dice: finalmente ho capito, oppure finalmente ho manifestato. Qualche mia amica che mi dice: sai che adesso Gina, dopo un anno ho capito, o dopo 6 mesi o 9 mesi, mi dice: finalmente ho capito quello che mi dicevi, ho capito quest'altro, ho iniziato a portare i risultati a casa. Questa è una gioia immensa, perché so che quando dai qualcosa, da qualche parte rientra, da qualche parte torna tutto l'amore, tutta la dedizione che do o che ci metto, lo faccio per me perché quando ti sto dicendo a te, fai questa cosa che ti porterà del bene, so che facendoti del bene a te, di conseguenza sto facendo del bene a me, perché tutti noi siamo la stessa cosa. E così è uno scambio di energia, perché tu sei come me e tutti siamo la stessa cosa. Tu sei energia come me, tu e io siamo pura energia, puro spirito. Spirito, consapevolezza, e questa consapevolezza, pensate, che prende forma e si manifesta. È la coscienza, è quello che c'è. Che poi ognuno la chiama come le pare, c'è chi lo chiama il creatore, come abbiamo detto, il Matrix, divino, la fonte, c'è chi lo chiama Dio, c'è chi lo chiama la sorsa. Ognuno la chiama a modo suo, ma noi dobbiamo sapere una cosa, come diceva Nikola Tesla: se vuoi conoscere l'universo e la tua vera natura, dobbiamo parlare in termini di vibrazione e di frequenza. Dovete sapere che ogni cosa che vedi, che intorno a te e te stesso, vibra, e ogni cosa che vibra alla propria frequenza, e quando sei in allineamento con quella frequenza, quella cosa la attiri a te perché sei sulla stessa frequenza.
e le frequenze sono così, non sai quando inizia una, quando finisce l'altra. Come dicevo, voglio condividere con voi una cosa bellissima. Come sapete, seguo anche la legge dell'uno, non so se quanti di voi lo sta seguendo, comunque io sono molto molto appassionata di questa legge dell'uno e quindi Ra, che è questo complesso di memoria sociale, questa entità che diciamo è come un arcangelo per descriverlo in termini biblici. Allora, questa entità praticamente alla domanda se c'è qualche esercizio da fare per far sì che diventi più consapevole, ne dà quattro e uno di questi, che è molto molto importante, radice. Guardati allo specchio e vedi il creatore. Ok, è molto profondo questo concetto, è molto importante da capire che tu sei parte del creatore. Tu sei il creatore, ma non lo sai. E anche se lo sapessi, se lo sai adesso che te lo dico io, come diceva questa ragazza, anche se lo so con la ragione, non lo posso ancora, non lo potevo ancora carpire. Ma dopo tanto e tanto ripetere, ho iniziato a capire, a farlo mio, ok? Quindi questo esercizio dello specchio, perché è molto importante? Non solo perché radice che mentre guardi allo specchio, devi vedere il creatore. È molto importante perché? Perché quando parli nello specchio, parli direttamente al creatore, parli direttamente al campo, parli direttamente all'universo. Lo guardi negli occhi, perché dietro ai tuoi occhi c'è proprio la fonte che guarda. La fonte di ogni cosa, la sorsa suprema di energia, e gli dici ciò che gli vuoi dire. Quindi vi consiglio di fare questo esercizio perché è molto molto importante. Non solo, e vi dico un'altra cosa che funziona tantissimo, oltre a dire per esempio, no? Io sono felice e grato o grata di essere ciò che vuoi essere e avere. Ora, devi dire sempre ora. Per esempio, io sono così felice e grata ora che sono in possesso di tot soldi, oppure ora che sto guadagnando 5 o 10.000 euro al mese, non so, oppure ora che sono ricchissima, felicemente sposata, oppure ora che ho una famiglia perfetta, ora che sono finalmente diventato un grande musicista, oppure insomma di questo passo. E poi concludi: questa verità è già chiara nella mia mente cosciente e ora si sta muovendo nella forma. Oppure questa verità è già chiara nella mia mente cosciente, effettivamente piantata lì attraverso la ripetizione costante nel mio subconscio e ora si sta muovendo nella forma. Grazie universo, oppure grazie creatore, oppure grazie, grazie, grazie. Poi un'altra cosa da dire, mentre mettere tutto in termini di domande, ok? Ti guardi allo specchio e dici: perché sono così bravo a vendere se sei un venditore? Perché sono così molto amata o molto rispettato? Oppure qualsiasi cosa che tu vuoi implementare, lo metti in termini di domande, ok? Quindi puoi dire: perché sono così ricco? Perché i soldi arrivano da me facilmente e con velocità, da moltissime sorse continuamente, ok? Puoi dire tutto in termini di domande. Perché sono sempre più sano? Perché la mia, che ne so, la mia
pelle diventa sempre più sana, più luminosa. Quindi puoi seguire anche questo trend di fare, come dire, far arrivare nella tua vita in termini di domanda, ok? È molto importante questo, se vuoi far arrivare nella tua vita quello che desideri. È molto importante che tu capisci quello che ti volevo dire poc'anzi, cioè che prima di tutto devi capire chi sei, amare ciò che sei, e quando hai capito che ciò che sei è perfetto, che sei un essere divino, quando hai capito questo e ami te stesso e rispetti te stesso, e come diceva Ra, quando ti guardi allo specchio e vedi il creatore, è molto importante che ti porta tanta fiducia in te stesso. E un altro esercizio che diceva Ra, dice: guardati allo specchio e pensa che tu, oltre a essere creatore, devi diventare il creatore, nel senso che devi diventare più consapevole di ciò che sei, e che l'universo è vivo. L'universo è un'entità, è un essere vivo come te, ok? Quindi tutto ciò che è intorno a te è vivo, e tutto ciò che è intorno a noi fa parte dello stesso uno, dello stesso creatore. Tutto ciò che vedi è il creatore, assolutamente. Quindi quando vedi tutte queste cose, diventi grato per ciò che hai, devi vederti abbondante, devi vederti sano, ti devi vedere già alla fine, come dice Neville Goddard. Allora, prima di concludere questo video, vi consiglio vivamente di capire che solo ripetendo alcuni concetti la nostra mente si apre. Il tuo subconscio assorbe ciò che tu gli vuoi dire, perché, come dicevo, la nostra mente conscia si intromette, per dirla così, ok, con il normale flusso dei pensieri, e quindi ti porta nell'inconsapevolezza. Ecco perché è molto importante continuare a ripetere, a ripetere, a ripetere, perché solo così puoi diventare più consapevole. E una volta che la tua consapevolezza sia, come dire, si estende, tutti quei pensieri negativi hanno meno forza su di te. E mi raccomando, non dare la tua attenzione ai pensieri negativi, ok? Perché è molto molto importante sentire anche i tuoi sentimenti. Come ti senti tu? Se ti senti non tanto bene, questo è un campanello d'allarme. Perché? Perché ci deve essere qualche pensiero che stai continuando a dare la tua attenzione, la tua energia a delle cose che ti fa male. Allora io mi fermerei qui, vi aspetto con il prossimo video, e mi raccomando, se volete avere tantissimi risultati, ripetere lo stesso concetto vi porta a capire di più e ad aprire di più la vostra consapevolezza. Grazie della vostra attenzione, e a tutti voi una bellissima giornata. Ciao a tutti.